Ragazzi, sono con Marco Pesci che ci parlerà di come combattere la liberpensione. L'ipertensione, Allora, l'iperpensione quella è siccome positiva. c'è Marco che davanti andavamo insieme all'elementare, comincia ad averci i capelli bianchi, allora La ho bevuto di mettere pressione iperpensione. Invece ipertensione già dà una cosa di vigoroso, no? Invece l'immagine che magari è venuta andando in là con gli anni, allora mi è venuto l'iperpensione. L'ipertensione viene a Allora, quelli giovani vigorosi, esatto, a ma chi c'ha la 20 anni ti viene pressione? l'ipertensione. Chi ha la pressione Allora, la alta? soluzione è con ramoscelli d'olivo, ragazzi. Ramoscelli d'olivo, io questi qua l'ho presi Dal giardino dei dall'orto di Mille Millecendini. Accendini. Io Allora, ramoscelli con tutto il ramo, solo le foglie? tutto il ramo, Tutto tutto il il ramo, rametto. perché? Perché forse sta cosa sta anche nel ramo, non so se abbiamo capito bene se è solo Nella nelle foglie, corteccia, nella nella corteccia, corteccia. quindi anche nella corteccia, quindi non mettiamo solo la corteccia, ma mettiamo rame e foglie, così non Tutto, tutto sbagliamo. quanto. Io faccio, allora, preparo una pentola di acqua fredda, metto Sì? dentro 5 o 7 ramoscelli all'incirca, li Sì? faccio bollire. Quando vai in ebollizione tengo un quarto d'ora. Ah, pentola, quanto ci metti? Un litro d'acqua, quanto la fai? Un litro, via. Sì, ecco, sì, un litro, Questo, perché poi eccolo lo qua, metto perché la qua. mette Questo qua, vedete? Se la dovrebbe prepara, venire. quindi lui si fa la sua medicina in casa. Dici subito, funziona o non funziona? Funziona, funziona. Ah, raga, funziona. Non è il primo che me lo Allora, dice, guardate, io avevo 90, 95, 135, 140 di pressione. E bevendo questi qui, un bicchiere la mattina e un bicchiere la sera, un bicchiere da 200 cc, questo qui di sì? carta, perché qui c'è 200 cc, e ho la pressione da 80-85 a 120-125-130. Cioè, te l'ha alzata? Quindi si abbassa, no, si Ah, abbassa. stavi Questa è 130. l'ipertensione. L'ipertensione Tu vuol dire stavi a che c'ha. 100. Da quanto Io partivi? ho la minima a 95, che è più rischiosa. Adesso la minima ce l'ho a 80-85, Allora, facendo questa terapia qua. questa cosa qua è istantanea. Voglio dire, non è che con i Io l'ho mesi ti notata, no, succede. no, l'ho notata nel giro di 4-5 Giorni che hai preso giorni. Sì, l'abitudine. Quindi, sì. ragazzi, provateci. Io ho sentito anche gente che la prova e dopo 2 giorni già vede comunque la Aspettate, misurazione. questo è importante. Come ci sono arrivato? Chiaramente io prendevo, ero andato all'erborista, mi dava delle pasticche che costavano 30 euro. Allora, Millecinino ha detto, se le pasticche, mi diceva Esatto. l'erborista, ha detto, ma questa è solo roba naturale, ha detto, solo roba naturale, dell'olivo, è un pezzo d'olivo essiccato messo dentro una Certo, pasticca, certo, quindi non certo. è stato lavorato. Ho detto, ma se è solo roba naturale, io le potature dell'olivo le butto, se vado a vendere l'olivo mi tocca rimetterci. Invece la potatura la posso trasformare in un benefit, diciamo, economico, perché tu hai Certo, smesso certo, di spendere un certo, euro al giorno per dire, per avere lo stesso risultato. certo. Lo faccio in casa, ci vuole 20 minuti per farlo. E tutto qui. E poi dopo ti Prendo. ritrovi, una volta fatto, secondo quanto ne bevi, la quantità che Io lo bevi, tu tengo, prepari io un un litro. bicchiere, ecco, io lo metto qua, quando è pronto lo faccio freddare, lo Sì? metto qui, Sì? nella bottiglia, poi ogni mattina prendo un bicchiere Un bicchiere di questi di pieno, carta, pieno. digiuno appena mi sveglio, lo bevo, Sì? e la sera prima di andare a Oh, dormire, diciamo quello che sta cosa qua che del ho. Due bicchiere, bicchieri. rispetto alla pasticca, è pure più dosabile, perché dice no, guarda, io non voglio fare di più. No, ma poi la pasticca concettualmente a me è una cosa che non La piace. pasticca sa di medicina, cioè di artificioso, invece bere un decotto sa di arte antica del modo di Certo, curarsi, no? una cosa fatta in Una cosa, casa è si molto dice, si economica, parla quindi. della cucina mediterranea, e questi erano i rimedi della cosa mediterranea, non la pasticca, perché il rimedio della nonna, la nonna non le faceva le pasticche, te faceva l'infuso, e questo è l'infuso, un tè. Che dici, uno potrebbe, il sapore com'è, ti piace? Sapore, beh, non sa, io pensavo all'inizio che sapesse di olio, invece no, si Il sente come se ramo, mangiassi la vegetazione proprio se sa di dell'olivo, ramo sa di e tu non ramo. ci metti chiaramente nessun dolcificante, No, non niente, assolutamente te la niente, prendi così, sapendo assolutamente. che ti stai facendo bene, quindi è Esatto, un'abitudine. solo dimenticata una volta non succede niente. E invece la pasticca ti lega mentalmente, psicologicamente. Ah, La devo prendere la pasticca, invece no, questo lo pasticca bevi. sa di, poi tra l'altro, la pasticca proprio sa di No, fregatura la a me non mi pasticca, piace proprio se si può dolciò, a fare, se me non si può piace, fare con una esatto. tisana, perché farlo con la pasticca, la stessa Semplice, non devi cosa, no? aggiungere niente. E eccola qua, Ragazzi, provatelo, semplicissimo. perché voglio dire, chi è che non c'ha un olivo per andare a fregare un ramoscello? Quanto ti ho dato? Io ti ho dato un ramoscello e ci hai Ecco fatto l'importante, la cosa importante, però cercate di prendere olivi, quanto? ramoscelli Biologici. olivi, no, di quelli che sapete che comunque non ci mettono trattamenti sopra. Certo, Noi è Massimiliano certo. lo, tutta più l'annaffia con la No, Coca-Cola, sì, questo stava in giardino, c'era mo'. Tutti gli che esperimenti che ha ho fatto, fatto. certo. Ragazzi, quindi, semmai, e poi chiaramente
Per sicurezza dati sempre una bella sciacquata. Ecco, sciacquate bene, lavate bene, però ecco, l'importante è che magari oh, e siccome le pasticche sono sicuramente nelle pasticche erano sicuramente essiccate, ci viene da pensare che va bene anche se sì, non, sì, deve, sì, non c'è sì, bisogno che sia fresco. Quando l'ho preso questi qua? Che sarà 2 mesi fa? Che poi dopo ci dirai, magari nei commenti, se voi lo sapete, se sapete che cambia efficacia da fresco o essiccato, o rimane ecco, intatto. Poi, eccolo lì, questo qua. Comunque, questo quantitativo, dice il quantitativo, questo quantitativo... Questo è un ramoscello. Per fare un litro? No, io ci metto 7-8 di questi. 7-8, quindi diciamo, il litro te lo bevi una settimana. Tagliati a 10-15 centimetri. Questa è la dose, diciamo, per un giorno. No, io ci faccio parecchio. 200 cc, un litro sono 5 volte, 6 volte. 6 volte, 7, 7 ramoscelli, vuol dire un ramoscello al giorno. Ah, perfetto, sì, sì, ecco la... Il ramoscello, la è, quella, sì, sì, il ramoscello è la dose del giorno, quindi 6-7 esatto. Ramoscelli, però lui lo fa una volta a settimana sto provatelo decotto. E fatemi sapere, perché io voglio vedere se è una cosa mia fisica. No, ragazzi, oggi mi è venuto in mente di fare questo video perché parlavo col vichingo di Bagnaia, se voi volete andare a cercare un Roberto che costruisce tutte cose vichinghe, che lui... Si è reincarnato, Roberto Aguilani si è reincarnato. Ok, a 5 minuti ti scade la cosa. No, va, perché è in full HD? Sì, manco, no, no. È quando faccio la doppia telecamera che fa massimo 5 minuti perché impegna la RAM. Allora, sto amico mio Roberto, parlando di questa cosa qua, ha fatto, dice, come no, anch'io lo faccio, e quindi lui lo fa abitualmente, fa la stessa identica cosa. Dico, oh, pure Marco, ma ci siamo arrivati pure noi a farlo. Allora, ma io dico, quando vedo Marco ci faccio un video. Sì, perché sì, ho la testimonianza delle due persone che effettivamente l'hanno, è a vita, perché non è che cura. Abbassa gli effetti dell'ipertensione, certo. Il motivo alla base per cui c'è l'ipertensione. Però anziché essere legati a una pasticca e comunque a 30 euro di spesa al mese, uno si lega a una questi cosa. Però erano pasticche già che noi ridavamo all'erborista, che è una cosa bella perché nessuno ha messo il brevetto. Mi rode un po' più il sedere dalla multinazionale farmaceutica perché loro brevettano, perché quello si può brevettare, invece la natura non la possono brevettare. Quindi a sto punto io preferisco, ecco, dalle all'erborista. Semmai andate all'erborista, se soldi. Attenzione, se uno ha una pressione esagerata, conviene rivolgersi al medico. Questo è bene dirlo, per carità. Ma quello in ogni caso è il medico. Però in ogni caso il medico. Prima fai una prova. È chiaro. Come se voi non riuscite, non so, se non riuscite a dormire. L'infuso di camomilla è il rimedio casalingo che potete provare prima ancora che ne so, di farvi fa il sonno indotto dal farmaco, è la terapia del sonno indotto dal farmaco, quello se pensate che sia la soluzione, però il primo tentativo, siccome l'olivo c'è sempre stato, quello più economico è quello, cioè ramoscello d'olivo dentro l'acqua, è chiaro che non è che qualcosa, qualche sostanza ve la dà, però insomma, prima si fa questo tentativo, invece noi siamo arrivati al punto che le case farmaceutiche hanno i soldi per fare pubblicità, il rimedio naturale non viene pubblicizzato allo stesso modo, certo, allora se noi ci viene in mente che per mal di testa c'è da via l'aspirina invece di provare, che ne so, un rimedio casalingo e mette un granello di sale grosso sotto la lingua, magari ti passa uguale, prima ti prende magari un moment, no? Magari ti passa allo stesso modo, però il rimedio di sale sotto la lingua per far passare il mal di testa, nessuno spende milioni di euro all'anno per pubblicizzare in televisione, moment, lo mettono tutti i momenti, e quindi... E se ti viene, c'ho mal di testa, non ti viene in mente granello di sale, ti viene in mente moment, perché siamo un gregge, siamo brevettibili, c'è lo scopo di lui, certo, dietro se è brevettabile il guadagno va tutto a te, se il guadagno va tutto a te tu c'hai un motivo per poter investire in pubblicità, certo. Mentre la natura ha creato tante situazioni per stare in equilibrio, la natura c'ha per stare in equilibrio prima della Bayer ci ha pensato la natura, anzi la Bayer c'ha bisogno dello squilibrio, semmai pubblicizza la malattia prima ancora della medicina, perché più malati ci sono, più malati si creano, più clienti abbiamo. Devi creare la domanda. La domanda, se non c'è la malattia bisogna inventarla. Invece la natura non c'ha bisogno di malattia, perché la natura è un sistema che di autoequilibrio. Esatto, squilibriamo i pollici in su, ragazzi. Ok? Squilibriamo le ragazze. Fateci sapere, fai vedere col pollice come devono mettere. Su.